non c'è stato nulla di difficile per noi. È stata una passeggiata di salute. Impossible to snap it. Avevamo una strategia di fuga che si fondava su, soprattutto su alcuni contatti che speravamo potessero esserci, tornarci utili nei momenti più caldi, ma poi soprattutto la strategia che ci siamo promessi era quella di affrontare il gioco seriamente, cioè di metterci nella condizione dei fuggitivi e di non prenderla troppo sotto gamba. Ho detto bene? Hai detto benissimo, ma detto questo noi comunque abbiamo cercato di costruire una fuga a tema, diciamo così. Abbiamo sfidato i cacciatori appoggiandoci in ogni tappa non solo ad un nostro contatto, ma anche a quello che a quelli che sono i vizi capitali. Che sono? 18. 7 per 7 tappe. E quali sono? Bravissimo. Beh, abbiamo usato vari mezzi di fortuna e fortunatamente Salvatore si è sempre messo alla guida, no? Assolutamente, ho sempre guidato, nonostante la fatica e le difficoltà che Marco non... Il camper lo hai guidato tu, è vero? Assolutamente. Sì, sì, sì. La macchina da Firenze a Napoli l'hai guidata tu, eh? Ma tu guidavi... Sei sempre stato alla guida. Tu una volta hai guidato in quella tratta, io dormivo... Fortunatamente che c'è la macchina da presa presente, gli spettatori vedranno. No, ci siamo divertiti molto, volevamo da tanto fare un'esperienza insieme dopo il duro lavoro fatto precedentemente, volevamo riservarci qualche giorno di relax facendo qualcosa che ci tenesse in movimento e soprattutto una sfida da fare insieme. Questa esperienza secondo me è stata bellissima perché ci ha fatto avvicinare ancora di più così come lo eravamo già prima e ha fatto riscoprire in me qualcosa in lui che non sapevo e no, è stato bello. È stato divertente. Ma noi siamo una coppia di nome e di fatto, nel senso che raramente abbiamo litigato. Discusso sì, anche perché siamo due personalità abbastanza forti, di opinioni abbastanza diverse, però non abbiamo mai litigato. Ci siamo, alla fine riusciamo sempre a trovare un punto di incontro nonostante le divergenze. Sì, siamo come due pianeti che entrano in collisione e quando entrano in collisione esplodono. Bellissima questa, scusami. Dio santo mio, Dio! Ma io penso che il peggior difetto di Salvatore sia il dinamismo, no? Questa sua irrefrenabile volontà di fare sempre cose, di non addormentarsi mai. Ma soprattutto... Puoi dirlo che sono un pozzo di saggezza. E soprattutto un grandissimo pozzo di saggezza. Fuma troppo. È lì. Vai. Sui pregi vai. Tu. Vai. No, vai tu. Vai. Vai. Facciamo così, mi vado a pia un caffè, intanto tu comi, vai, che tanto c'è un sacco di tempo, vai. Quest'uomo è stato fortunato fin dal primo giorno che i suoi occhi hanno incontrato i miei. Cioè, più di questo, che cosa posso dire di me? La pregi di Salvatore, la bontà, perché è veramente un cioccolattino, la generosità, perché è un uomo che si prodiga molto per gli altri, l'intelligenza, sicuramente, che lo rende capace di risolvere le situazioni più complesse, e poi devo dire una qualità innata che poi lui ha saputo forgiare negli anni, il talento, ha un grande talento d'artista e questo gli consente di avere una visione del mondo, delle cose, degli altri. Quindi per questo ci siamo. Mi ha detto qualcosa di sessuale che non posso dire. Io sono stato il più intraprendente. Vabbè, è stato lui. Io sono stato più spericolato. Io sono stato più stratega. Lui ha avuto più paura. Lui è stato più maldestro. Io sono stato più veloce. Ah no, sul più furbo. Sul più furbo. Io.